Sto guardando quel cartello, smilitarizziamo mente e territori. Stiamo parlando di pace, ma voi sapete che le azioni che in alcuni paesi rendono più reddito sono le fabbriche delle armi? È brutto questo, eh? È brutto. E non possiamo smilitarizzare così, perché è un negoziato molto grande. Guardate voi l'elenco dei paesi che fabbricano armi e vedete un po' che bel negoziato è quello. Preparare per la morte, sai? Che cosa brutta. Il però tuyo, sta segnalando col dito questa situazione, no? Di contraddittoria. Nella nostra società viviamo questa tensione. Da un lato tutto si spinge a agire velocemente, siamo abituati ad avere una risposta immediata alle nostre richieste e diventiamo impazienti se si verifica un ritardo. Per esempio, la rivoluzione digitale degli ultimi anni ci ha permesso di essere costantemente connessi, di poter comunicare facilmente con persone molto distanti, di poter svolgere il nostro lavoro a distanza, no? Dovremmo avere più tempo a disposizione e invece ci accorgiamo che siamo sempre in affanno, ricorrendo all'urgenza dell'ultimo minuto. Dall'altro lato sentiamo che tutto questo non è naturale. Questo è bellicoso, questo è guerra, no? Non è naturale. Nella nostra società si respira un'aria stanca. C'è la stanchezza nell'aria. Tanti non trovano ragioni per portare avanti le loro attività quotidiane, appesantiti dalla sensazione di essere sempre fuori tempo, come intrappolati nella ripetizione di quanto si fa, poiché non si ha la forza o il tempo di cercare un'armonia. La pace non si inventa da un giorno all'altro. La pace va curata. Se noi non curiamo la pace, ci sarà la guerra. Piccole guerre, grandi guerre, ma la pace va curata. E oggi nel mondo c'è questo peccato grave: non curare la pace. Il mondo è in corsa, occorrerebbe a volte saper rallentare la corsa e non lasciarci travolgere delle attività e fare spazio di noi all'azione di Dio, all'azione dei fratelli, all'azione della società che cerca il bene comune. Rallentare può suonare come una parola fuori posto, in realtà è l'invito a ricalibrare le nostre attese, le nostre azioni. Si tratta di fare una rivoluzione in senso astronomico, andare a cercare la pace. E come si fa questo? Sempre nel dialogo. La pace si fa nel dialogo. Riconoscere le altre, rispettarle con saggezza. La sfida enorme che abbiamo davanti è quella di andare controcorrente per riscoprire e costruire in contesti tutto ciò che sarà possibile con relazioni e luoghi con gli altri. E non dobbiamo inventare tutto da zero, dobbiamo farci carico della storia. Tante volte le guerre vengono di questa impazienza di fare presto le cose, e non avere quella pazienza
di costruire la pace lentamente col dialogo, la pazienza è la parola che dobbiamo ripetere continuamente, la pazienza per fare la pace. E se qualcuno, lo vediamo nella vita naturale, no? Se qualcuno ti insulta, ti viene subito la voglia di dirle il doppio, no? E poi il quadruplo, e così si va moltiplicando l'aggressione. Le aggressioni si moltiplicano. Dobbiamo fermare l'aggressione. Una volta è stata una scena molto divertente. C'era una persona che è andato a comprare qualcosa e si vede che non gli davano il prezzo giusto, e ha sgridato di tutto. E il signore del negozio ascoltava, e quando ha finito di sgridare dice: signore, ha finito? Sì, ho finito. Vatte a spasso. Non l'ha detto con queste parole, no? Parole più forti, ma l'ha mandata a fare una passeggiata. Quando noi vediamo che le cose incominciano a essere bollente, fermiamoci, facciamo una passeggiata o diciamo una parola e la cosa andrà meglio. Fermarsi in tempo.